Il momento in cui tutta la comunità siciliana si aspetta chiarezza da questo Parlamento, nella legge di stabilità lei chiede di votare di nascosto. Si vergogni lei e chi asseconda la sua richiesta. Io per protesta, signor Presidente, abbandono l'Aula. Seduta di fuoco all'ARS con un durissimo scontro fra il presidente della regione Nello Musumeci e il deputato di Italia Viva Luca Sammartino. Quest'ultimo aveva chiesto il voto segreto su un emendamento all'articolo 3 della finanziaria che assegna risorse allo sport e al turismo. Una richiesta che ha provocato l'ira del governatore siciliano che non ha risparmiato accusa al deputato regionale. Musumeci ha poi abbandonato l'aula e si è arrivati ad una nuova sospensione dei lavori di Sala d'Ercole. Presidente, chiede domanda. Signor Presidente, desidero dire con estrema chiarezza che la richiesta del deputato Sammartino non fa onore né a lui né a questo Parlamento. Lei si dovrebbe vergognare, deputato Sammartino, sì, chiede la parola, tanto io sto lasciando l'aula, stia tranquillo. Nel momento in cui tutta la comunità siciliana si aspetta chiarezza da questo Parlamento, nella legge di stabilità lei chiede di votare di nascosto. Si vergogni lei e chi asseconda la sua richiesta. Io per protesta, signor Presidente, abbandono l'Aula e mi creda, è un fatto etico al quale non posso assolutamente aderire. Si vergogni, deputato Sammartino. Mi auguro che di lei e di quelli come lei si possa presto occupare ben altro palazzo. Quello del presidente della regione, ha detto poi il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, prima di sospendere la seduta, è un intervento che non andava fatto e a lui chiederò un chiarimento sulle parole che ha pronunciato. Sull'argomento interviene anche con una nota il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Esprimo la mia personale solidarietà nei confronti dell'onorevole Luca Sammartino e condanno le parole del presidente Nello Musumeci. Con il suo modo di agire, prosegue De Luca, conferma sempre più di essere inadeguato a governare la Sicilia. Invito il presidente Musumeci, prosegue il sindaco di Messina, a formulare le sue scuse non solo all'onorevole Sammartino, ma anche a tutti coloro che sono entrati nelle aule di tribunale dimostrando la propria innocenza senza fuggire, anche se a distanza di qualche decennio. In un comunicato stampa il presidente della regione Nello Musumeci scrive: «Mentre in Sicilia c'è gente che ha perso il lavoro e muore di fame, nel Parlamento siciliano c'è ancora chi si diverte con i giochini di palazzo. Oggi l'ho detto in aula, come sempre, senza ipocrisia e senza reticenze. Lo ripeto», continua Musumeci, «giudico eticamente vergognoso che un deputato possa chiedere il voto segreto durante l'esame di questa legge finanziaria al posto di offrire ai siciliani chiarezza e trasparenza del proprio voto. Il fatto», prosegue il governatore siciliano, «è ancora più grave se si pensa che le proposte in esame sono state concepite per sostenere in emergenza coronavirus famiglie, imprese e associazioni messe in ginocchio dalla più grave crisi del dopoguerra. E pensare», continua Musumeci, «che le misure in discussione sono frutto di un mio confronto preventivo con tutti i capigruppo parlamentari e poi discusse e concordate in commissione bilancio. Basta», conclude il presidente della regione, «con gli egoismi di partito sulla pelle dei siciliani. Il Parlamento deve essere la sintesi degli interessi legittimi della gente, non degli intrighi coperti dal voto segreto, mantenuti in vita soltanto in Sicilia».